in collaborazione con... La tua azienda in totale tranquillità avvalendoti della nostra assistenza. Contatta Confcommercio Ascom Bologna allo 051 64 87 550. First things first, I'm gonna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Buonasera telespettatori di TV e ben ritrovati a Daedalus. Siamo, diciamo, quasi agli sgoccioli della nostra stagione televisiva, ultime puntate, diciamo, in studio. Vi ricordo da subito che giovedì prossimo, 15 di giugno, avremo un appuntamento davvero speciale. Andremo a visitare per la prima volta il Collegio di Spagna, una struttura che da sempre, da tantissimi anni, probabilmente da quando esiste la televisione, è molto refrattaria all'accesso, diciamo, di giornalisti e di troupe televisive, quindi sarà un'occasione davvero unica. Dicevo, una delle ultime puntate in studio per parlare ancora di Bologna. Sapete che gli ultimi giovedì abbiamo anche trattato da vicino quello che ha riguardato l'alluvione e da una parte gli allagamenti in pianura, ma le tante frane nella parte collinare e montuosa della nostra città metropolitana, e continuiamo in qualche modo a parlare anche di questo, parleremo anche di tanto altro, con il primo ospite di questa sera in studio, Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom Confcommercio Bologna. Buonasera Tonelli, bentornato a Daedalus. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, perché Confcommercio e perché l'alluvione? Perché a partire dalla nostra città, proprio da Bologna, abbiamo visto in quella sciagurata vicenda di via Saffi che tra i danneggiati c'è stato proprio il comparto del commercio, degli esercenti, dei commercianti, e quindi la ripartenza deve ripartire proprio anche da loro, insomma, devono essere tra i primi ad essere aiutati. Sappiamo che c'è tutto un iter procedurale che parte dal governo, passa dalla regione e dal comune per aiutare, per dare incentivi. Ecco qui subito una delle vostre campagne per dare degli incentivi e degli aiuti proprio veri e propri per queste attività commerciali. Allora, che cosa avete pensato in quei giorni e come vi state muovendo, insomma? Beh, quei giorni sono stati decisamente molto forti. Noi abbiamo fatto un calcolo, una verifica attenta di quello che è capitato nel territorio della città metropolitana di Bologna, che è stata un po' meno colpita di altre zone invece dell'Emilia-Romagna, in particolare della Romagna, però devo dire comunque ci sono state molte aziende che sono state toccate dall'alluvione o dalle frane. E da questo punto di vista noi abbiamo calcolato oltre 5.200 aziende che sono state toccate, perché oltre a quello che diceva lei, sicuramente nella zona di via Saffi, per stare in città. Ma poi penso anche a nella zona fuori di via Corticella, sì, via delle Fonti, penso alla zona del quartiere Savena, penso anche ad alcune zone di Borgo Panigale toccate in città, quindi dall'alluvione, però in particolare da San Lazzaro fino a Imola, per quello che riguarda la zona di pianura, e tutto il nostro Appennino, per quello che riguarda la parte di collina e montagna, lì il numero è stato decisamente più significativo. Di aziende che, appunto, come dicevo prima, sono state colpite o direttamente dai danni dell'alluvione oppure direttamente dai danni delle frane. Situazione che è ancora in parte in movimento per quello che riguarda alcune di queste frane. Alcune di queste strade oggi sono ancora chiuse nella zona dell'Appennino,
Quindi il danno sicuramente c'è stato. A questo danno si è aggiunto un ulteriore danno che non riguardava solo le aziende toccate da questi problemi, ma anche proprio in generale dal comparto che noi rappresentiamo, perché sicuramente per una quindicina di giorni il fatto che comunque la città metropolitana di Bologna fosse inserita all'interno delle cosiddette zone rosse come zone di preoccupazione per quello che riguarda il nostro, che riguardava il nostro territorio, ricordo per esempio il repentino annullamento del Gran Premio di Formula 1 a Imola, che attenzione è stato probabilmente necessario da un punto di vista di controllo di quello che capitava, ma come messaggio di preoccupazione in Italia e anche all'estero è stato naturalmente letta come a livello internazionale, un messaggio internazionale di una zona che, era, che non era da frequentare. Ecco, in questo contesto quindi c'è stata una mancata presenza di turisti stranieri, di turisti italiani, ma anche poi di minor movimento nei consumi sul nostro territorio significativa. Noi abbiamo calcolato nei 15 giorni dopo l'alluvione un calo medio del meno 25% del fatturato di tutte le aziende, anche quelle non toccate dall'alluvione direttamente. Ecco che in questo contesto ci siamo preoccupati quindi di creare intanto un numero di telefono diretto a disposizione di tutte le imprese, sia quelle nostre associate che quelle non associate, il 6487604 che voi gentilmente avete mostrato e state mostrando anche adesso, all'interno di una iniziativa che col nostro presidente Postachini abbiamo sviluppato di sensibilità nei confronti di coloro che erano in difficoltà come imprenditrici e come imprenditori. E in più abbiamo chiesto e devo dire ottenuto che da parte della PT, da parte della Regione Emilia-Romagna e anche del governo italiano partisse una campagna di comunicazione rivolta sia all'estero che in Italia una volta che la situazione era comunque sotto controllo, quantomeno per la città metropolitana di Bologna, poi naturalmente anche sulla riviera adriatica è stata chiesta la stessa cosa, a Rimini, Riccione, piuttosto. Ecco, in questo contesto abbiamo cercato di dare un segnale anche di tranquillità a coloro che potevano venire tranquillamente a questo punto o in aereo, in treno o in macchina nella nostra città e non avere il problema dell'alluvione in atto. Certo. Quindi, però abbiamo passato 15 giorni oggettivamente complessi che ci hanno poi aperto anche a tutta una serie di riflessioni che sono iniziate, ma stiamo continuando a fare su quello che è il controllo del territorio da questo punto di vista, non solo in città, lei ha citato via Saffi con comprensibile ragione, ma anche per quello che riguarda per esempio le nostre colline del nostro Appennino. Assolutamente, qui stiamo vedendo delle immagini che si riferiscono proprio a quei giorni con la strada ancora totalmente invasa dal fango e con tutto quello che ne è conseguito, noi l'abbiamo seguita ovviamente da vicino. Senta, quindi preoccupati per il turismo quest'estate? Allora, i dati devo dire passati i primi 15 giorni oggi sono sicuramente migliorati. C'è stata una ripartenza, devo dire che comunque le persone si sono informate, si hanno verificato sia con i nostri albergatori che con i nostri ristoratori, che comunque in generale col mondo dell'accoglienza bolognese, e hanno ben capito che la città e anche gran parte del nostro territorio della città metropolitana, quindi dell'ex provincia, è assolutamente accogliente, pronto per accogliere. Quindi c'è stata una ripartenza. È chiaro che a questo punto siamo tutti quanti subiudice, cioè nessuno di noi avrebbe mai pensato un giorno che per valutare al meglio la possibilità di svolgere la propria attività, il proprio lavoro, le previsioni del tempo diventavano un valore così significativo. Oggi lo sono. Quindi, partendo dal presupposto che un bravo imprenditore, una brava imprenditrice deve avere la capacità di cogliere immediatamente, nel bene e nel male, le modifiche di quello che accade, e adesso siamo in una situazione nella quale, pur guardando con molta attenzione una serie di elementi nuovi nel panorama di chi svolge un'attività imprenditoriale, non solo nel campo del turismo, ma anche del commercio e dei servizi, è chiaro che ci troviamo in un contesto nel quale speriamo davvero che questa sia un'estate di buona ripartenza. Aggiungo, prima dell'alluvione, da gennaio ad aprile, i primi 4 mesi dell'anno avevano dato dei risultati
buoni, sicuramente anche migliori dello scorso anno, quindi speriamo di ritornare adesso nel mese di giugno già a delle attività a pieno regime. Senta, oggi leggiamo sui giornali che come dire, si apre subito già un altro fronte problematico, che è di nuovo quello dei Deor Covid. Pare che il comune, almeno questa è un'indiscrezione giornalistica, voglia rimetterci mano già da luglio, eppure appunto ci siamo in un periodo molto delicato dell'anno. Sì, in realtà quella indiscrezione giornalistica dice la verità, nel senso che proprio come Confcommercio Ascom, insieme anche alle altre associazioni di categoria, abbiamo partecipato alcuni giorni fa a un incontro con l'assessore Guidone, col Comune di Bologna, dove ci è stata anticipata, rispetto alla possibilità che il governo italiano ha dato a tutti i comuni d'Italia di arrivare a prorogare la possibilità di estendere l'apertura dei Deor Covid fino al 31 di dicembre. Ricordo che già esiste un regolamento che permette di aprire i Deor, sì, naturalmente nella nostra città, però il Covid aveva portato alla possibilità di fatto di raddoppiare, esatto, quasi spazi. Raddoppiare quegli spazi. Il Comune di Bologna ci ha comunicato la sua intenzione di non arrivare al 31 di dicembre, ma di creare una condizione per la quale fuori dai viali di circonvallazione i Deor potrebbero proseguire, anche quelli Covid potrebbero proseguire la loro attività, pur pagando l'occupazione di suolo pubblico, sino alla fine dell'anno. Nel centro della città, coloro che hanno dei Deor o sotto i portici o là dove ci sono dei parcheggi auto che venivano tolti per favorire la possibilità di estendere il Deos, questo invece verrebbe sospeso dal 1° di luglio, perché ci sarebbero state delle lamentele da parte di alcuni residenti, alcuni cittadini, in alcuni casi anche qualche associazione che rappresenta i portatori di handicap, o alcune realtà legate anche a delle famiglie con mamme con i bambini piccoli, insomma, dove un'estensione eccessiva del Deors Covid avrebbe portato a delle difficoltà di movimento. Noi abbiamo chiesto al Comune, pur comprendendo questi ragionamenti in parte, di valutare alcuni aspetti. Il primo, noi siamo a chiedere che comunque la facoltà di rimanere aperti valga per tutti, non una serie A e una serie B tra centro e periferia, quindi anche per il Deor Covid la possibilità di restare aperti fino al 31 dicembre. In seconda battuta, qualora questo proprio non potesse essere possibile, di permetterlo almeno per l'estate, cioè di arrivare con la bella stagione fino al 31 di ottobre e dare la possibilità per l'ultima volta, perché anche il governo italiano ha già stabilito che comunque dal 1 di gennaio 24 i Deor Covid verranno a cessare ovunque, però di dare la possibilità almeno fino al 31 di ottobre, aggiungendo noi come Confcommercio Ascom anche la disponibilità ad un patto di collaborazione con l'amministrazione comunale che portasse a coinvolgere anche la nostra associazione per sensibilizzare quelli che sono pochissimi, devo dire, che hanno applicato in maniera distorta o furbetta questa opportunità e si sono allargati oltre i limiti consentiti. Ribadisco, sono pochissimi, che siano soci o che non siano soci, non ci interessa da questo punto di vista, ci interessa intervenire per evitare che le colpe di pochi ricadano su tutti nel centro storico e creare quindi delle condizioni di controllo per cui in maniera intelligente ci si riduca per evitare quei problemi di cui parlavo io, chiedendo però all'amministrazione comunale, in una fase nella quale siamo ancora in una situazione di alti e bassi per quello che riguardano i consumi, prima parlavamo dell'alluvione ed è chiarissimo sotto gli occhi di tutti come questo problema ci sia già stato, di mettersi ognuno nei panni dell'altro. Noi facciamo un passo verso le proposte, le richieste da parte dell'amministrazione comunale, chiediamo all'amministrazione comunale di mettersi anche nei panni nostri e dei nostri associati e di arrivare almeno a una proroga fino al 31 di ottobre, considerando anche un ultimo aspetto. In questo momento, ne abbiamo già parlato anche altre volte qui tra di noi,
c'è una certa fatica a trovare del personale da inserire all'interno delle attività dei pubblici esercizi. Molte delle nostre aziende associate, immaginando di arrivare a una proroga almeno fino alla fine dell'estate, hanno anche già assunto personale per la stagione estiva, certo. Perché oggi è l'8 di giugno. Quindi cerchiamo di venirci davvero reciprocamente incontro e di non creare situazioni antipatiche a nessuno. Senta, Deor, alluvione, pure le faccio una battuta, se uno avesse comprato i quotidiani, ho visto i telegiornali dell'ultima settimana, avrebbe così tratto la conclusione che il più grande, citando un famoso film con Roberto Benigni, il più grande gravoso problema della nostra città, della città di Bologna, è il traffico aereo. Cosa ne dice? Ma guardi, io sono sempre stato dell'idea che comunque noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio, e questo ce lo confermano comunque tutti i più grandi interlocutori che abbiamo a livello internazionale e nazionale relativamente per esempio al tema del turismo e dell'accoglienza, di vivere in un territorio che è privilegiato rispetto al fatto di avere un aeroporto, per quello che riguarda la mobilità, di avere un aeroporto che funziona particolarmente bene, per avere una stazione ferroviaria dove l'alta velocità ha rappresentato prima di tutto un valore aggiunto e per avere comunque uno snodo autostradale unico in Italia addirittura. Ecco, in questo contesto oggi Bologna vive una situazione di qualità della vita, anche dal punto di vista economico, molto migliore di tante altre città italiane di tutti i tipi. È anche molto migliore di tante città, di tutte le altre città dell'Emilia-Romagna. Allora, io dico, noi dobbiamo preservare questo valore, che è un valore importante, perché in un momento comunque di crisi e di difficoltà, lo accennavamo prima, negli ultimi 5 anni abbiamo attraversato 3 anni di Covid, 1 anno di conseguenze di quella che è stata l'invasione della Russia in Ucraina, ora l'alluvione. In questo contesto, i valori aggiunti positivi che ci sono nella qualità della vita della città metropolitana di Bologna, noi dobbiamo preservarli e tutelarli con attenzione. Poi, sull'aeroporto, mi permetto di fare un piccolissimo ragionamento. L'aeroporto di Bologna è stato costruito nel 1931. Nel 1933 è partito il primo aereo, il 4 settembre 1933 è decollato il primo aereo da Bologna. Lei e la sua redazione, che siete attenti e vispi, a trovare foto di com'era l'aeroporto di Bologna in quegli anni, ci mettete un attimo. Chiunque si può immaginare come quanto fosse isolato l'aeroporto, certo. E intorno non ci fosse altro che della piena terra. Campagna, certo. Piena campagna. Quindi chi l'ha immaginato, chi l'ha voluto, chi l'ha creato in quegli anni l'ha immaginato così. Dopodiché, che cosa è capitato? Che mentre l'aeroporto svolgeva la propria funzione, e ribadisco, oggi noi di quell'aeroporto dobbiamo essere grati perché ci porta un valore indotto come qualità della vita e di benessere nella nostra città, nel contempo, dal 1933 ad oggi, e sono passati 90 anni, sarebbe interessante vedere chi ha autorizzato per esempio la costruzione di abitazioni, di condomini, di case, di attività di tutti i tipi, nel contesto intorno. Ricordo che, per esempio, alcuni aeroporti attenti e alcune amministrazioni attente hanno siglato su tutto il territorio europeo degli accordi per cui, per esempio, è vietato costruire in quello che viene chiamata la zona di ingresso per quello che riguarda coni di atterraggio, certo. Esattamente. Ecco, in questo contesto, perché a Bologna invece abbiamo costruito tanto? Sarebbe anche interessante capire chi l'ha autorizzato. Oggi ci troviamo in una situazione in cui si dice che è eccessivo il rumore che si verifica durante il volo notturno. Capisco, però non capisco quello di cui parlavamo prima. Per cui adesso si sta cercando di trovare una soluzione che deve essere una soluzione però seria, che non metta a repentaglio i 400 posti di lavoro che ci sono per quello che riguarda l'aeroporto, dovuti all'attività dei cargo e dovute degli aerei merci. Quindi da un lato il rispetto del lavoro di coloro e dei contratti che sono in essere. Poi certo c'è un tema di misurare con attenzione questi aspetti,
però sempre nel fatto di preservare oggi un contesto che nel tempo si è trasformato troppo. Cioè, noi abbiamo dato delle autorizzazioni in questa città eccessive in quella zona. Lo stesso discorso, però, lo voglio fare anche per la Fiera di Bologna. La Fiera di Bologna, è la prima pietra, è stata posata nel 1964. Anche lì, se lei ne ha voglia, se la vostra squadra ne ha voglia, vado a vedere le foto di com'era la zona fiera in quel momento e di come lo è oggi dopo 60 anni. Allora, se queste sono le cose che sono avvenute perché qualcuno ha autorizzato poi di costruire, di creare, allora, adesso dire che la Fiera di Bologna, per esempio, anche lì, crea rumore, crea fastidio, ci sono problemi di mobilità quando ci sono le fiere come il Cosmo Prof piuttosto che il Cersaie, piuttosto che EIMA. Beh, però ragazzi, è un controsenso. Cioè la programmazione di questa città, ma come è stata curata in tutti questi anni? Oggi è la colpa di chi c'era prima? Io non credo. E lo stesso discorso si può fare, lo dico perché è proprio cronaca di questi giorni, per lo stadio Renato Dall'Ara per il concerto di Vasco Rossi, amatissimo rocker di Zocca, ma abbiamo letto anche molti cittadini che si sono lamentati perché dicono sono ostaggio, visto che sapete che sono diverse le date, no? Che si susseguono in modo ravvicinato e quindi dicono siamo ostaggio, abbiamo difficoltà a entrare a casa, però appunto la città dovrebbe programmare queste cose, la crescita, no? dell'urbanistica delle proprie zone, quindi... voglio essere sincero, programmare o non programmare, cioè ci possono essere delle zone della città destinate a determinati tipi di attività, però anche lì noi viviamo in una città in cui la Fiera di Bologna apporta un indotto importante, significativo, quindi rispettiamo anche quel lavoro che in 60 anni è stato fatto sulla fiera e magari a questo punto cerchiamo anche di capire come riprogrammare certi contesti e certe situazioni. C'è poi un altro discorso, vabbè, che riguarda lo spostamento, no? Si cerca, si chiede di spostare dei voli, si chiede di spostare dei cargo o dei voli di linea che per carità poi abbiamo spiegato anche ampiamente qui a Dedalus col presidente dell'aeroporto Postachini che si tratta di voli che sono in ritardo su un discorso di sinergia internazionale di voli, quindi addirittura neanche non si può neanche parlare di questioni locali, dicevo si cerca di far spostare questi, però ci sono dei cittadini bolognesi dall'altra parte con comitati costituiti che sono anni che chiedono di spostare dei bonghi che suonano di notte per esempio e che disturbano il sonno di cittadini residenti che dormono in quelle zone da anni, quindi voglio dire c'è una dimensione ecco, di tutto ecco, che deve essere tenuto presente secondo noi. Ribadendo un fatto, se poi Bologna però è ai vertici della qualità della vita, è ai vertici di essere una delle città migliori per quello che riguarda quindi gli investimenti, la capacità di essere attrattiva, lo sviluppo turistico, beh ragazzi è la somma di tante cose che funzionano bene. Certo. Io credo che da questo punto di vista comprendiamo tutto, comprendiamo le ragioni di tutti, cerchiamo però di metterci anche nei panni degli altri. Ora mi sembra di capire che per quello che riguarda i rumori notturni siamo di fronte a una situazione in cui qualcuno avrebbe preferito che si prendesse una decisione a giugno e ci è stato comunicato che sarà possibile invece a settembre. Sì. Capisco. Capisco. Sì, sì, troviamo un punto, però, di Enna-Vedena, troviamo un punto però, come mi sembra stia emergendo, di compromesso per cercare di andare incontro alle esigenze di tutti, partendo però dal fatto che ci sono dei valori aggiunti nella nostra città che tutti ci invidiano. Assolutamente, grazie al cielo. E grazie anche a chi amministra, quindi anzi, ci mancherebbe altro. E altre pillole di iniziative che state mettendo in campo, parlavamo prima di turismo, di stagione turistica, con il turismo ci sono due fenomeni un po' antipatici, anzi parecchio antipatici, che sono le guide turistiche abusive e poi purtroppo sempre l'abusivismo anche commerciale, diciamo. Beh, sul tema specifico devo dire che Bologna è cresciuta molto, lo dicevamo anche prima, come città d'arte e cultura e quindi con un richiamo per quello che riguarda la presenza di turisti stranieri e italiani che arrivano molto più che negli anni passati, ora specialmente all'uscita da questa fase Covid è ripartita tutto quello che riguarda l'attività. E in questo caso, devo dire proprio in collaborazione con l'amministrazione comunale,
oltre che con la Prefettura di Bologna, abbiamo realizzato alcune campagne di comunicazione rivolta ai turisti ma anche ai bolognesi, invitandoli ad utilizzare, per esempio in questo caso per le guide d'arte e cultura, coloro che hanno un proprio patentino e che hanno superato un regolare corso per essere guide. Troppe persone abusive oggi cercano di svolgere questa cosa in maniera oltretutto che sviluppa anche il lavoro nero. Quindi noi ci siamo rivolti, in questo caso in italiano e in inglese, a tutti coloro che vengono a visitare il nostro territorio dicendo attenzione, c'è un problema. Lo stesso problema naturalmente dell'abusivismo si sviluppa soprattutto anche in altri settori. Cioè io penso a quello che succede nel campo dell'abbigliamento, nel certo. campo ovviamente dell'hi-fi, delle nuove tecnologie. Sì, con prodotti contraffatti. Sì, sì. E attenzione, non è solo e soltanto il problema delle persone che si vedono sotto ai portici, certo, magari che sì, vendono, sì. perché queste persone sono le prime a essere sfruttate. Certo. Dietro di loro ci sono delle vere e proprie attività criminali, non di microcriminalità, attività criminali che sfruttano il lavoro nero e naturalmente c'è anche da questo punto di vista un'evasione notevole. Quindi muovono a livello italiano miliardi di evasione. In più, attenzione, perché da questo punto di vista è anche vero che comunque rispetto alle attività che si tengono sul nostro territorio, queste comportano poi, nel momento in cui il cittadino si ferma ad acquistare da loro e non nei posti invece autorizzati per legge, nei negozi, comunque noi abbiamo fatto un calcolo, sul territorio della città metropolitana di Bologna questa evasione comporta un meno 3.500 posti di lavoro. Quindi se noi uniamo tutto il tema dell'alimentare, del turismo, del commercio non alimentare e dei servizi, prima parlavamo delle guide turistiche, ecco la somma di tutto questo comporta meno 3.500 posti di lavoro invece regolari e a contratto. Credo che questa cosa sia molto seria e quindi ci ha fatto anche particolarmente piacere che l'ultima campagna di comunicazione su questo tema che abbiamo sviluppato abbia trovato anche da parte della Procura di Bologna sì. un'attenzione particolare, si è aggiunta alla Prefettura, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza sì, sì, sì. e all'amministrazione comunale. Questo per noi è il metodo giusto per lavorare in squadra, tutti insieme, per la legalità. Dunque diverse le iniziative che mettete in campo come sempre per tutelare il tessuto commerciale della nostra città, il tessuto che vuol dire anche tessuto economico più in generale e il buon funzionamento anche di tante cose, e poi ci sono iniziative invece un po' più, posso dire, così piacevoli e leggere, che possono essere dei corsi di cucina, ho capito bene? Beh, più che altro sì, sono dei corsi di cucina che noi facciamo all'interno del nostro laboratorio che abbiamo creato noi come Commercio Ascom insieme all'Associazione Panificatori e al nostro ente di formazione che si chiama ISCOM, che in realtà portano, come si mostra ora, a creare le condizioni per cui le aziende possano realizzare dei team building di cucina dove il gioco di squadra entra nel merito di alcune scelte anche di carattere divertente, naturalmente, perché in realtà tutti collaborano, pur con ruoli diversi, alla realizzazione della pasta fresca, piuttosto che magari di un dolce, piuttosto che di altre cose. Però naturalmente sotto la guida di un coaching, così si chiamano, che svolgono per loro una serie di passaggi, ovviamente concordati con l'azienda, dove in maniera simpatica però alcuni valori del gioco di squadra, del lavoro di gruppo emergono in maniera tale che lasciano poi anche un segno nel giorno dopo all'interno delle attività.
Team building, allora ragazzi, avete sentito, non so, adesso con Manlio, Marco Garuti, poi vi chiamiamo Pilloni, andiamo a fare tutti per voi cosa. Quando volete ci organizziamo. Però noi abbiamo Master Fiffo che emerge, però lei sa Tonelli che lui dopo lui farebbe il capo, in quel caso lì è lui che ci dà. Va bene, noi la ringraziamo come sempre per essere stato con noi. Grazie a voi. Vi ospiteremo ovviamente prossimamente per aggiornarci anche su questi importanti temi che abbiamo trattato questa sera. Quindi grazie Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, per essere stato con noi. Adesso noi facciamo una breve pausa e al rientro avremo in studio invece uno scrittore e parleremo sempre di Bologna tra poco. Di nuovo in studio con Daedalus, seconda parte del nostro approfondimento. Come detto, cambiamo ospite, cambiamo argomento, anche se vedrete che continueremo a parlare di turismo, di Bologna e di tante altre cose. Abbiamo in studio, e è un piacere averlo nuovamente, questa volta in veste, possiamo dire, ufficiale, sì. Non di opinionista o di ex influencer, più o meno ex, possiamo io dire. Ex, no, sì. Ufficialmente in veste di scrittore questa oggi sera qui. Oggi scrittore, sì. Lo vedete, è Danilo Masotti. Ciao Danilo, bentornato a Daedalus. Ciao Massimo. Allora, in veste di scrittore perché? Perché Danilo ha prodotto il suo ultimo libro, non si dice mai ultimo, si dice sempre nuovo libro, perché ultimo può portare male, però diciamo che a volte scappa, il suo libro nuovo che questa volta, eccolo qui, lo state già vedendo, non riguarda, almeno direttamente, se non altro dal titolo, perché io, ecco, lo dico, non so assolutamente nulla di questo libro, quindi io lo imparo questa sera in diretta con voi qui in studio insieme a voi, e si intitola Dark Bologna, sempre edito dal mitico Pendragon, che salutiamo, e che diciamo ha voluto darti come sempre briglia sciolta su argomenti che riguardano la nostra città. E la prima cosa che mi viene in mente leggendo questo titolo è che citi Lucio Dalla. Cita Lucio Dalla. Perché esatto. È il titolo di una canzone di Lucio Dalla, perché pochi non lo sapessero. Ecco. È il titolo di una canzone che possiamo definire minore di Lucio Dalla. Diciamo che sì, non è tra le più famose. Diciamo che non è tra le più famose. È un brano del 2006, si intitola Dark Bologna, e praticamente parla di Lucio Dalla che torna da un viaggio. E Lucio Dalla che torna da un viaggio cosa vede? San Luca. Come tutti i bolognesi. E Lucio Dalla arriva a Bologna e cosa vede? Le strade, mi ricordo che c'è le strade con le buche. Esatto. Può essere, E poi arriva e vede la telecamera di Sirio. Di Sirio, giusto. E poi, siccome era il 2006, era sera, si fermava a Porta Carlino, San Miteco, si prendeva esatto. Il Carlino da Carella. Da Carella, insomma, quindi. E poi c'è l'Agnese delle Cocombere anche. Sì, secondo me, città. Insomma, quindi sì. Nella canzone di Lucio Dalla, Dark Bologna. C'è Altero, la pizzeria, la pizza d'Altero. Altero, c'è tutto. Sì, sì. E quindi. Ho preso tutti questi luoghi fantastici di Lucio Dalla e li ho messi nel libro. Tutti questi luoghi citati da Lucio Dalla più tanti altri compongono la trama di questo libro, che sono 50 racconti. Bello. 50 racconti tutti ambientati nei luoghi più importanti di Bologna. Quelli che abbiamo appena detto, appunto. Importanti, quindi, diciamo, citati da Lucio Dalla. Lucio Dalla, ovviamente ho messo anche le due anche torri. Anche le due torri, certo. Poi abbiamo messo, insomma, tantissime cose. E che cosa succede? Ci sono questi 50 racconti e la città di Bologna, siamo comunque in epoche pre-Covid. Ecco, questo è importante, come è importante sottolineare che io durante il periodo del Covid non ho scritto niente, cioè io lì ho detto mentre tutti escono 50 libri di Danilo, esatto, dopo. Invece questo libro io l'avevo scritto in era pre-Covid, perché cosa succedeva in era pre-Covid? La città cominciava ad essere letteralmente invasa dai turisti. E cosa quindi, che tra l'altro sta ricominciando. Esatto, infatti il libro esce apposta adesso cioè questo, sì, libro, sì, certo. Questo libro, ahimè, sarebbe dovuto uscire nel 2020. Sì. E siccome qua, solo che, capito, cioè il 2020, da marzo siamo stati tutti chiusi in casa, e quindi siccome questa cosa qua del turismo adesso è tornata
di nuovo, cioè come prima, quindi come che questi anni del Covid non ci siano proprio stati, e c'è di nuovo tutto il turismo, c'è di nuovo tutto l'entusiasmo che noi sentivamo nel 2019. E allora questo libro... La nostra ottima regia, per esempio, che sta mandando in onda le immagini della... della finestrella in questo caso, ma comunque del canale delle Moline, comunque sì. Sapete lì, finestrella di Via Piella, e ovviamente c'è un racconto sulla fila che si crea tutti i giorni, esatto, allora. Eccola qua, grande, okay, grazie questa fila, questi luoghi simbolo di questa città between Venice and Florence. E che cosa succede? E qua c'è il punto clou di questo libro, ci sono 50 racconti. Ogni racconto ambientato in uno dei luoghi più caratteristici della città, e in ogni racconto arriva un turista in città. Quindi il fil rouge, come direbbe un intervistatore, non come me, ma bravo, sì, direbbe francese. Qual è il fil rouge, esatto. Il fil rouge è questo turista che arriva. Come direbbe chi segue il Roland Garros, esatto. Direbbe fil rouge. Fil rouge, esatto. Dice, questo turista arriva nei luoghi più classici della città e, ahimè, ci lascia le penne. Ah, quindi... Ah, per questo anche Dark. È per questo è proprio... che è Dark Bologna. Ah, però. Perché il giochino che è stato costruito in questo libro è che ogni turista ci lascia le penne. C'è quello che lascia le penne dal Tero, quello che lascia le penne dall'edicola di Carella, quello che lascia le penne dai Due Torri, quello che lascia le penne da Tamburini. Facciamo un po' di pubblicità. È una roba un po' nuova per te. Cioè è una roba molto nuova. Perché? Quindi... E c'è questo aspetto Dark che è molto importante... Perché, allora, questo è il mio 13° libro, ma io non sono mai stato un... Superstizioso. No, non sono mai stato neanche vabbè, superstizioso. 13° sì, sì. No, beh, è bella questa simbologia, la userò nelle presentazioni. Non mi sono mai cimentato appunto nella Dark Bologna, nella Bologna Noir, sì. Quella che tanti scrittori... Noi abbiamo bolognesi. Fatto un Daedalus recentemente sulla Bologna Noir e tra l'altro c'è molta attenzione, piace questo esatto. filone. Diciamo, quindi qua sì. Io ho abbinato due cose molto importanti della città. Mm-hmm. Quindi il turismo, questa nuova ondata di turismo... E questa Bologna dark, cioè di dark poi, diciamo, il libro fa molto ridere. Quindi, cioè, no, infatti ti volevo chiedere, ovviamente, alla fine cioè, è un umorismo, sì. Diciamo, nero, se vogliamo, un po'... No, ma di nero c'è solamente questo finale. Sì, perché perché proprio si conclude con la morte del turista. Di base, ogni racconto è un po' come, non so se hai mai visto quella serie animata che si chiama South Park, dove c'è uno dei quattro bambini che muore sempre, che si chiama Kenny, che muore sempre. Sì, c'è sempre questa cosa qua. Me lo ricordo, mi hai fatto ricordare delle robe anni 90, però. Mi hai fatto ricordare delle robe anni 90. Ecco, questo libro non è nostalgico. Sì. Questo libro ti fa anche ricordare delle cose, ti fa venire in mente delle cose. Altro particolare del libro, poi questi racconti cosa fanno? Compongono alla fine una guida. Quindi è una guida che possono fruirne sia i bolognesi, divertendosi sicuramente di più, perché tra le righe leggono delle cose che magari il bolognese capisce più, ma è un libro che è adatto a chiunque abbia un interesse nei confronti della nostra città. Che non la conosce, non la vuole conosce. Approfondire alcune cose. E ad esempio, cioè alla fine c'è un molto pratico indice dei luoghi, dove ad esempio c'è scritto, non so, tipo Colli Bolognesi, pagina 116, 17, 125, quindi nei racconti ci saranno queste cose. Cioè, libro bolognesissimo, ma anche no, questa è la novità. Cioè, diciamo che quindi sei riuscito in un libro solo a... Ecco qua, vediamo la quarta di copertina, come si dice, no? Quindi qui c'è anche l'Osteria del Sole. L'Osteria del Sole, certo. Come cioè tutti i posti che ti vengono simbolo. In mente sì, ci sono. E non so, e a differenza di altri bolognesi che stanno invece appunto a trovarti posti che nessuno conosce, io invece... Quelli più... Qua c'è un racconto magari sul... dove c'è come protagonista il cane Tago. Ah, sì. Quello non è una storia conosciutissima. È conosciutissima, poi nel libro poi vieni a scoprire comunque che comunque il cane Tago non si trova più.
nella sua in sede via Oberdan, in via Oberdan, ma si trova esatto. Palazzo d'Accursio e nessuno se lo fila, no? Scusa, no, sì, diciamo, diciamo così. È poco conosciuto. E questo racconto però è ambientato con questo turista affascinato comunque dal cane Tago, però in quell'anno lì, che mi sembra fosse tipo il 2005. Sì, adesso quindi ci sono racconti, diciamo, che spaziano comunque anche nel tempo. No, altro indice è sicuramente curiosa questa, questa forma, perché un po' è anche una guida, una guida turistica, esatto. Infatti vedi che, anche la copertina che però fa morire i turisti, cosa è agrodolce questa, non è assolutamente un augurio, no, non carità, c'è un messaggio subliminale. Uno dice arrivo a Bologna adesso guardo qua, va, però il turista muore, però è molto, cioè appunto muore appunto come il Kenny di South Park. Ma appunto, esatto, è una morte, sono morti tipo, non so, adesso per chi conosce il filone horror, no? Final Fantasy, cioè che comunque c'è una morte sempre un po' strana, particolare. Sono morti, no, ci sono oppure anche delle morti che sono proprio modestissime. Cioè, perché la morte poi anche questo, diciamo, c'è anche, cioè non è che, proprio, non è che per forza ci deve essere una morte, no, spettacolare. Kenny, mi citavi Kenny, che a volte sì. Cioè, ad esempio, non so se ve ne posso spoilerare uno, che è un turista polacco, sì, che viene al cinema in piazza, sì, e questo vi spoilero la morte, vabbè, però no, sarà l'unica che sarà vi l'unica spoilerò per farvi capire il livello di questo. Cercherò di e questo guarda tutto, cioè, guarda tutto il film, tutto quello così, e finisce che lui, cioè, la sua compagna sono lì alle 2 di notte che è finito, perché il film, che c'era una rassegna con Lars von Trier presente, insomma una cosa molto, molto di nicchia, e questo si addormenta lì così e la moglie dice oh! Ah, e vuoi, quindi un malore. Sì, così hai capito? Sì. È morto di noia, no? È morto, può capitare che uno. No, immaginavo cose più fantasiose. No, ci sono anche quelle più fantasiose, però questo era per. Però si ride, è questo che mi. No, si ride perché comunque, cioè, uno sa che il racconto andrà a finire così, in quel modo lì, quindi dice, ma questo. Che fine farà? E sono tutte morti comunque a sorpresa, sempre nei luoghi più caratteristici, situazioni caratteristiche. Quindi, altro indice, scusami. Oltre all'indice dei luoghi, c'è anche una sezione Read in Peace, RIP, sì, dove ci sono il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del protagonista, quindi uno, quindi, dice, ma questo quando è morto? Tu hai creato una biografia per ognuno di questi turisti. Per ognuno di questi, e sono tutti, diciamo, principalmente turisti, oppure, cioè, non solo turisti, ecco, cioè, sono anche persone non di Bologna. Quindi c'è turisti, anche, quando parli di turisti dici che vengono da fuori Italia, prevalentemente. Principalmente sono stranieri. Sono olandesi, sì. Americani, altri arabi, invece che magari c'è non di tutto, però magari c'è anche quello di Modena, sì, anche quello da Roma, sì, così. Sono molto soddisfatto di questo libro, perché comunque rileggendolo anche, rimettendo insieme. Ti sei distaccato dagli Umarell o c'è qualcosa degli Umarell anche dentro questo libro? Ovviamente ci sono delle persone dove non c'è scritto che è un Umarell, però sì, non capisci, lo scrivi esplicitamente, capisci, però che è un Umarell, e poi ricordiamo sempre, come ogni volta che vengo qui da te, che Umarell si nasce, sì, non si diventa. E si è anche da giovani Umarell, questo va sempre ricordato. E insomma, quindi è un po' un atto d'amore per la tua città. Forse sempre atto d'amore. Io anche quando, per chi mi segue sui social, vede che ogni tanto faccio dei post un po' sibillini, così, però di base invece è il mio modo comunque di dimostrare amore per la città, come lo è questo libro, che questo, cioè, è un atto d'amore nei confronti della città. È un libro che narra il turismo, però cerca di rivelare ai bolognesi, cioè, che comunque, cioè, i tempi cambiano. Cioè, adesso c'è questa nuova ondata dei turisti. Adesso magari ne parliamo, magari più avanti non ci sarà più, ne arriverà un'altra. E in questo libro si parla comunque anche di cambiamenti, perché ovviamente, cioè, sono citati dei tipo posti nuovi, cose nuove, quindi ovviamente cose nuove, cioè, Fico,
il People Mover. Ma ci vanno i turisti, lo sanno tutti. Sì, e poi, altro aspetto che mi piace sottolineare, anche nel titolo, Dark Bologna, storie di turisti, taglieri e tragedie between Venice and Florence, che è proprio la collocazione di Bologna, perché il bolognese non riesce ad accettare che comunque la città non sia comunque così conosciuta, ecco. Quindi in questo libro viene evidenziato anche questo aspetto. Cioè, il bolognese pensa di essere al centro del mondo. Al centro del mondo, esatto. Invece... Però non ama i turisti, o interpreto male, perché secondo me il bolognese è un po' refrattario ai turisti. Bisogna, allora, sicuramente li ama chi ha, diciamo, un certo tornaconto economico, certo. Quindi dice, vai, grande, così. Altri invece si rifanno a quello che c'è scritto in quarta di copertina. Questa nostalgia della Bologna di una volta, dove dico, sì. Entrò all'Osteria del Sole in Vicolo Ranocchi, uno dei pochi locali della Bologna di una volta, che resiste alla Bologna che non è più quella di una volta, come del resto niente è più quello di una volta, altrimenti ci sarebbero ancora gli Etruschi e perché no, i dinosauri. Giusto. Quindi faccio questa riflessione. La palissiana. La palissiana. Allora, su questa riflessione ci fermiamo un attimo, una brevissima pausa e poi torniamo ancora a parlare con Danilo di Dark Bologna. Tra poco, state con noi. Ok. Terza ed ultima parte di Daedalus, ancora in studio con l'amico e scrittore Danilo Masotti, che ci presenta in anteprima, no? Perché non abbiamo detto che una cosa importante è che questo suo nuovo libro, Dark Bologna, sarà domani nelle librerie, in tutte le librerie e forse anche nelle edicole. No? Ma forse anche nelle edicole, adesso... Adesso vediamo. Comunque da domani... No, però ogni tanto sono nelle edicole. Sì, sì, no, anche perché ormai le edicole giustamente si stanno reinventando. Per forza. La crisi dei giornali e adesso ci sono giustamente anche i libri. E quindi Dark Bologna, abbiamo detto nella prima parte, che è un libro nuovo, una forma nuova, diciamo, rispetto a quelli, agli altri lavori, vecchi lavori di Danilo Masotti. Intanto ci si distacca un po' dagli Umarell. Il libro è comico, ma è anche noir. Dark Bologna, appunto, si rifà alla canzone di Lucio Dalla, vengono citati e ambientati questi 50 racconti in luoghi simbolo della città e in ogni racconto arriva un turista che poi alla fine muore nei modi più disparati. Nonostante questo il libro è comico e si ride, insomma, Danilo. Sì, infatti, cioè, va sottolineato questo aspetto, ecco, hai fatto bene a sottolineare quest'ultimo aspetto, che questo è sicuramente, diciamo, un trucco narrativo, sì, per... Sì. Far accomunare un po' tutti questi racconti e diciamo che c'è un racconto iniziale che inizia con una morte abbastanza spettacolare da altero e c'è un racconto finale dove si tirano comunque le tutte somme, le fila di questi decessi. Di questi, diciamo, decessi. 50, ecco. Turisti morti ha fatto morire in Occidente. Senti, ma al di là di questo, qual è il tuo rapporto? Beh, nella prima parte appunto ci hai descritto di questa Bologna che hai visto svilupparsi negli ultimi anni, pre-Covid, ricordiamo, questo è un libro che Danilo scrive prima dell'epoca Covid e oggi diciamo che ci ritroviamo nelle stesse condizioni perché il turismo è nuovamente esploso in città, se non ricordo male proprio i dati sui passeggeri giunti all'aeroporto Marconi hanno raggiunto questo mese o il mese scorso i livelli, per la prima volta i livelli pre-Covid, quindi siamo tornati esattamente nella stessa condizione. Esatto. Ma qual è il tuo rapporto col turismo? Perché a me sembra di capire che c'è questo rapporto, abbiamo già detto che i bolognesi un po' odiano, un po' amano i turisti, ma tu personalmente cosa ne pensi? Perché per esempio ricordo un tuo leitmotiv sulle pagine social, i famosi troppi eventi, no? Per i, sì, turisti. Sì, questo è al di là del turismo questo. Cioè Bologna è una città che ha veramente, cioè, diciamo, una criticità di queste città, sono proprio troppi eventi. Cioè io delle sere decido di andare a un evento, ma ne sacrifico altri 5. E magari sbaglio il timing. Sì, sì, sì. E vado all'evento che invece... È più moscio, è, diciamo. È più moscio degli altri. E quindi perdo un'occasione. Questo aspetto dei troppi eventi era già... C'era, sì, già. E adesso, cioè, con questo arrivo dei... Anche dei turisti, cioè diciamo che c'è un incremento, cioè le estati sono un qualcosa di infernale. Organizzare un evento, cioè, è sempre più difficile.
In più devi guardare anche quello che è al di fuori di Bologna. Ad esempio, sì, che ne so, organizzare un evento sabato sera può essere un po' così. D'estate non è sta gran mossa, perché non ma c'è nessuno. Io mi riferisco a tipo proprio questo sabato sera ci sarà la finale della Champions, sì, hai capito? Certo, quindi tu magari hai organizzato un evento e poi dopo ci rimani male che non è venuto nessuno. Oppure devi fare che prima dell'evento sia, cioè, insomma, figurati che questo sabato hanno organizzato la festa di fine anno dei compagni di classe di mia figlia e i genitori si sono messi giustamente tutti d'accordo per finire prima, perché poi si va a vedere la finale. Esatto, cioè, tutto ruota attorno, sì, a questo, cioè, tutto... stare al di fuori degli eventi. E poi ci sono adesso magari tutti eventi targetizzati ai turisti, e lo stesso turista si troverà anche lui nella stessa situazione, che dirà: ah, bella Bologna, però sono troppi eventi. Vabbè, su questo no, io ho qualche riserva. Però... questa riserva. Poi no, poi ti dicevo, mi chiedevi il mio rapporto con i turisti. Cioè, direi che è pressoché inesistente, nel senso che vivendo in periferia non vedo turisti. Cioè, li vedo solamente quando vado in giro per il centro. E io però non ho la percezione di invasione. Non ho la percezione che la città sia deturpata da questa onda barbarica, così. Il turismo è questo. Io stesso, quando mi trasformo in turista sei così. Divento esattamente identico ai turisti che vengono nella città, e quindi comincio a indossare, non so, delle braghe corte, delle ciabatte, provo a entrare a visitare una chiesa, mi cacciano fuori, oppure vado a mangiare le cose tipiche del luogo che frequento, che però... I famosi taglieri qua a Bologna. Qua a Bologna sono i taglieri, e il bolognese magari dice: non è roba... Non è roba, sì, esatto. Che va bene, io magari vado a Parigi, vado a mangiare qualcosa, e il parigino ha la stessa reazione. Quindi, turista, secondo me, questa è la... Cioè, quindi... Io sono molto contento comunque che ci sia questa nuova ondata, ma in questo libro sottolineo l'aspetto di varie tipologie di turisti, a partire dal turista plumone che arriva qui con un volo Ryanair, che... Sono a volte, e non, non sapeva neanche che esistesse Bologna. Sono spesso Bologna. Criticati questi turisti, io invece li difendo, ben venga, lo dicevo anche col presidente dell'aeroporto qualche settimana fa qui nello stesso studio. Qua c'è il turista plumone, sì. Cioè come posso diventare io stesso turista plumone? Cioè, infatti, siamo un po' tutti turisti plumoni. Vedo una destinazione... in Cecoslovacchia, ci vado perché e non sapevo perché c'è il volo Ryanair. Quindi però Bologna ha un vantaggio in questo, cioè che magari il turista plumone vede Bologna per la prima volta, lo legge come destinazione Ryanair, poi vede che è ben collegata con appunto Firenze e appunto e Venezia, che between Venice e Florence è una furbata andare lì, perché così, esatto, io faccio. E quindi importanza strategica, esatto, della città. Importanza strategica, questo between Venice and Florence, tu ti trovi a parlare con una persona straniera, magari un americano dell'Arkansas, che ti dice: ma dove abiti tu? A Bologna? Ma dov'è Bologna? Between Venice e tu dici and between Venice and Florence. Oppure, cioè, se non vuoi dire Northern Italy, sì, poi siamo Northern, insomma. Sì. Beh, visto che, non so se hai visto qualche settimana fa quella turista pugliese che parlava col principe, anzi ormai col re Carlo, no scusami, era il principe William, era il principe William, proprio in occasione dell'incoronazione, probabilmente in uno di quei giorni, e diceva: beh, vengo da, e poi gli dice una cittadina della Puglia, e lui dice: where is, in the south, perché fuori, certo, dall'Italia. Chiaramente come noi, non c'è una percezione. Se ci dicono una città in Francia che non sia Parigi, non ne sappiamo mezza, dai. Quindi noi ci crediamo troppo noi bolognesi. Esatto, quindi questo libro, ecco, cerca un attimo di ridimensionare la nostra... questo aspetto. In questo libro ci sono molti turisti che alloggiano negli Airbnb, e qua sì. Si
Si apre un altro capitolo su questa cosa. Ah, e io poi non lo so, guarda, io ti dico, penso che sarà anche un libro che mi farà riflettere questo, sì. Perché adesso sai che in città si è aperto il dibattito, troppi voli, voli notturni, non va bene, vabbè, ce ne, si può, beh, si è un dibattito un po' da Umarell. È un dibattito molto da Umarell, direi. Che tipo, oh cinno, esatto. Domattina devo andare a lavorare, esatto, cioè, è quello lì, esatto, capito? È sempre questa modestia. È un dibattito molto da Umarell. E poi c'è il dibattito sugli Airbnb che portano via alloggi per gli studenti o per lavoratori che vengono qua. C'è penso che mi farà riflettere, dicevo, perché secondo me, come dicevi tu, Bologna deve capire che cosa vuole fare da grande, no? Cioè, certo, città universitaria, però possiamo continuare ad esserlo, possiamo continuare ad avere decine di migliaia di studenti che abitano tutti in via Zamboni e che tutte le sere in via Zamboni vanno a far casino, o comunque non tutti, gran parte, senza spostare magari l'università, anche non tutta, ma alcune, certo, facoltà, come già sta succedendo al Navile o in altri posti, e dobbiamo invece continuare a essere refrattari nei confronti dei turisti, perché poi non si capisce, insomma, perché dobbiamo... Insomma, esatto, io per esempio, io personalmente, tra un turista e uno studente, così di primo acchito scelgo il turista, però il turista. Sono io che sicuramente mi attirerò le ire di tutti. Ma perché, vabbè, perché sono due concetti diversi. Molto diversi. Perché sì, mentre il turista è in ferie... Sì. È in vacanza, invece magari lo studente è in villeggiatura, quindi dura un po' di più, un po' quindi di c'è più questo aspetto qua. Cioè, comunque io qua voglio parlare di questo argomento appunto di tendenza che è il turismo, però cioè, non è che questo dice sono pro turismo. No, certo, però ti ho detto, può far riflettere. Esatto, sì, no, fa riflettere perché come al solito, cioè io comunque, come ti dico, può far riflettere anche Umarell, sì, perché ci sono io, che com'è poi anche la copertina di questo libro, che è stata scattata da un drone. Bellissimo. Quindi io come un drone anch'io osservo questa città. E poi, se vedete questa copertina del libro, assomiglia molto anche a una chitarra. E in questo libro c'è anche tantissima musica. Perché... Cioè la Torre Asinelli è il manico della chitarra, giusto? Questa sarebbe, sì, la chitarra, la chitarra, la cassa. Uno, sì, ci può, sì, vedere, sì, anche quello. Sì, 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 no. E perché, come tu ben sai, oltre ad essere anche un ex influencer, sono anche un ex cantante. Sono un ex New Ironia. E qua, ad esempio, c'è un racconto che è ambientato un po' fuori Bologna, che siamo già a Casalecchio, dove sì, c'è. E questo fuori racconto è ispirato a una canzone degli Alieni. Una canzone di New Ironia, dove ci sono gli alieni, uh-huh, che invadono Casalecchio di Reno, che vengono, sì, che vengono qua a casa, che è vera fantascienza vera. E quindi qua ho ripreso la canzone, si chiamava X-Files, uh-huh, dei New Ironia, e ci ho fatto un racconto ambientato a Casalecchio di Reno. Altra cosa che ti può interessare è che, siccome è un libro che parla di turismo, c'ha i titoli che sono bilingue, quindi in italiano e in inglese, però fantastico, un inglese che... Un po' bolognese, no? È un inglese così, tipo il pratello diventa the midov. E poi c'è un inglese che non si rifiuta di utilizzare il genitivo sassone, cioè apostrofo S. Sì. E quindi il lettore di Kenzo diventa the towers of Kenzo. La Garisenda di diventa Towers, oppure diventa The Garisenda Tower, cioè sono tutti messi male, un po' come la S di Umarell, scusi. E l'attore degli Asinelli, The Tower of the Little Donkeys. E quindi è molto divertente anche questo aspetto, sì, della traduzione. Sono sicuro che sarà sicuramente una bella lettura estiva. Sarebbe, nel senso che se uno avesse tempo, ecco, piacerebbe ecco, poterlo sfogliare quest'estate. Una piccola ultimissima cosa, sì, la volevo notare, semplicemente, visto che siamo in chiusura. Guardate, Danilo, con che minuzia ha segnato su quelle, proprio una cosa molto da Umarell, con sì, questi sticker. È proprio, sì, perché qua ci sono dei punti salienti del libro, una roba che questa molto anni 90 si faceva. Non sì, so, questa è una cosa che più utilizzerò, sì, il 13, sì, che sarò alla Montagnola, il 13 di giugno. Di giugno, all'aperto. Alle 19 alla Montagnola, alla rassegna Frida nel Parco, dove... Ah. Mentre qua sono a fare, diciamo, la prima
presentazione ufficiale in televisione, invece l'altra presentazione ufficiale al Palco della Montagnola. Beh, quindi venite. 13 giugno, ore 19, Parco della Montagnola con Danilo Masotti, Dark Bologna. Grazie Danilo. Adesso, grazie a te. Al di là di tutto abbiamo scherzato, è sempre un piacere scherzare con Danilo e parlare, a noi poi ci piace parlare di Bologna, quindi in questo libro è particolarmente dedicato, possiamo dire che è proprio il protagonista vero è Bologna. È abbastanza protagonista. Va bene. Grazie Danilo Masotti. Allora io vi do appuntamento invece a giovedì prossimo, e giovedì prossimo non perdete l'appuntamento, che sarà la chiusura un po' della stagione di Daedalus, perché intanto non ci saranno più finali di Champions League, non ci saranno partite della serie finale tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, quindi non abbiamo neanche il basket in concomitanza. Niente. Il 15 di giugno, giovedì sera, una puntata speciale dal Collegio di Spagna. È la prima volta che le telecamere di Daedalus, e credo anche la prima volta in assoluto forse di una televisione all'interno per così tanto tempo, un giorno siamo rimasti per fare le riprese all'interno del Collegio di Spagna, angoli e scorci mai visti, e è un'occasione unica per vederlo. Grazie Danilo Masotti, grazie a voi per averci seguito, a Tiziani Lardi, Marco Serra e tutti gli altri colleghi nella centrale operativa, grazie a voi per averci seguito, vi auguro una buona serata. In collaborazione con... La tua azienda in totale tranquillità, avvalendoti della nostra assistenza. Contatta Confcommercio Ascom Bologna allo 051 64 87 550.